Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online. Cari amiche e cari amici di Radio Evolution, ben ritrovate, ben ritrovati a tutti voi in questa puntata estiva. Siamo al ormai mese di luglio e siamo insieme in questa, diciamo, calda estate, anzi direi una caldissima estate, per crescere ancora una volta insieme. Sono Pietro Lombardo e sono molto felice di essere qui con voi alla 298esima puntata di Volersi Bene. Trasmissione dedicata a tutte le persone in crescita che naturalmente potete riascoltare già a partire da domani, cioè lunedì, alle ore 9 e alle ore 22, ma che potete anche poi ascoltare tranquillamente nella cosiddetta replica di YouTube attraverso il nostro sito della radio. E vi ricordo anche una grande novità, davvero una bellissima novità, che abbiamo le nuove app per poter ascoltare Radio Evolution sui sistemi iOS e sui sistemi Android. È una app molto comoda, molto pratica da usare. Voi la potete installare gratuitamente sul vostro smartphone o sul vostro tablet o sul vostro PC o Mac, e da quel momento con un semplice tastino potete portarvi questa radio con voi e potete ascoltarla ovunque vi troviate. Per cui è davvero una cosa nuova, perché le vecchie app era da un bel po' che ci davano dei problemi. Abbiamo risolto questo problema facendo un piccolo investimento, rifacendo completamente nuove, per cui adesso funzionano davvero molto bene. Detto questo, direi che possiamo iniziare col nostro cammino di crescita. Vorrei parlarvi di una cosa molto importante, ma soprattutto molto utile, perché quello di cui parleremo in questa puntata credo che farà davvero la differenza. Siete pronti? Partiamo! Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi. Bene, in questa puntata vorrei riprendere un discorso che ci può essere di grande utilità, ovvero sia quali sono le tappe, gli assi fondamentali del cammino della crescita umana. Uno degli obiettivi più importanti per la nostra ed altrui esistenza è di divenire persone mature. Ma come si raggiunge questa maturità? Quali sono, cioè, i tre assi fondamentali che ci potranno dare quella serenità, quell'armonia, quella tranquillità interiore con cui affrontare il viaggio della vita? Beh, ce ne sono almeno tre. E su questi tre assi che in questa puntata, la numero 298 di Volersi Bene, vorrei che noi appunto concentrassimo le nostre energie, proprio per cercare di mettere bene a fuoco in questa domenica 7 luglio di che cosa praticamente noi stiamo parlando. Innanzitutto vorrei dire che questi tre assi sono soggettivi, cioè ognuno di noi giustamente li vive a modo suo, per cui non c'è una regola universale.
Però è anche vero che se ci riflettiamo un attimo, quello che più proviamo nel corso della nostra crescita è un senso di disequilibrio, di confusione e di disarmonia. Credo che l'incapacità di essere persone equilibrate, di essere persone in armonia con la vita e di avere anche dentro di noi una cosiddetta chiarezza, una lucidità mentale che ci consenta di fare le scelte giuste, no? E anche poi di comportarci in modo giusto con gli altri esseri umani, sia quello che segna di più le nostre esistenze. Ecco perché allora la prima base su cui si dovrebbe costruire questa crescita è la solidità dell'essere. Io ne parlo spesso di questa solidità dell'essere, so anche perché, mi è mancata per moltissimi anni. E sapete, quando poi una cosa ti manca e poi la incontri per strada, incominci ad entrarci dentro, è qualcosa che ti rimane per sempre. Sono quelle esperienze che ti segnano in realtà per tutta la vita. E la solidità dell'essere è quando io riesco a innanzitutto liberarmi da tutte le mistificazioni, da tutte le alienazioni, da tutte le manipolazioni che purtroppo chi più chi meno tendiamo a subire nel corso della crescita. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando una persona raggiunge questa solidità è sempre meno condizionata da ciò che accade all'esterno di sé ed è sempre più libera di scegliere quello che le permette di star bene. Perché quando stiamo bene, produciamo bene, ma quando stiamo male, produciamo malessere in noi e nelle persone che si devono subire le ondate del nostro malessere. Anche un figlio, anche un partner, anche un amico, un collega di lavoro. E allora da questo punto di vista, quando diventiamo solidi, diventiamo più fiduciosi in noi stessi, in noi stesse. E allora incominciamo a progredire a poco nella capacità di restare in piedi nella nostra vita e di restare in piedi davanti alle provocazioni della vita, ai fatti dolenti della vita e davanti alle altre persone. Per cui che cosa vuol dire? Che in questo asse possiamo apprezzare almeno tre tappe. La tappa dell'alienazione quasi totale agli altri, alle influenze della sensibilità o alle ambizioni dell'io. Cioè, che cosa vuol dire? Che se noi non sappiamo cogliere i nostri riferimenti, noi ci conformeremo all'ambiente, alle voglie della sensibilità, alle ambizioni sfrenate dell'io narcisista. Per condurre una vita e per prendere delle decisioni che non sono coerenti con la roccia dell'essere, con quello che realmente noi siamo. È un fenomeno molto frequente questo, se ci riflettete, di essere lontani, no? Più siamo lontani, alienati da noi, estranei a noi stessi, più ci lasciamo condizionare dai fattori esterni, più la nostra sarà una vita semplicemente infelice. Una vita che non potrà dare frutto. Poi abbiamo una seconda tappa, la tappa in cui incominciamo a fare riferimento alle nostre certezze e alle nostre profonde realtà interiori. Questa è la tappa in cui emerge la roccia dell'essere, in cui appare finalmente una solidità interiore. Più diventiamo solidi, meno subiamo le pressioni degli avvenimenti esterni, meno sentiamo il peso del giudizio degli altri. Cominciamo dunque, in questa seconda tappa, a superare il problema dell'alienazione e a affermare chi siamo, cosa desideriamo, quali sono le nostre aspirazioni e dunque a scegliere più liberamente.
Poi c'è la tappa della libertà interiore, della solidità, che è la terza tappa, per cui è il giungere a termine della solidità dell'essere, perché qui i nostri riferimenti sono la nostra coscienza profonda, è la nostra interiorità. Abbiamo, pensate che bello questo concetto, fatto portare a galla la piena coscientizzazione della nostra natura, della nostra ghianda. Sappiamo cioè esattamente chi siamo e che cosa vogliamo. Ecco che allora diventiamo liberi. Diventiamo liberi in un'autonomia che non è fare tutto ciò che mi piace, tutto ciò di cui ho voglia, ma un'autonomia che tiene conto della presenza degli altri e che dunque stabilisce un'interdipendenza relazionale matura. Che bello sto concetto! Questa conoscenza di noi, questa solidità dell'essere, potremmo definirla, secondo l'antico motto dell'antica Grecia, conosci te stessa, conosci te stesso. E quando conosci chi sei, quando conosci chi vuoi, quando hai raggiunto questa consapevolezza, si può dire che puoi andare ovunque, perché da quel momento in poi sai qual è il tuo sentiero. Da quel momento in poi tu sai qual è la tua strada e ti rendi conto che questa strada, anche se avrai i tuoi genitori contro, anche se avrai il giudizio delle persone contro, anche se ti renderà impopolare, anche se magari sarai messo alla gogna, perché quando mai tu hai deciso di fare questa cosa qui, ma sai che questa è una scelta che ti premierà, perché è la scelta della fedeltà, è la scelta della verità. E quando noi scegliamo le cose vere, le cose autentiche, non sbagliamo mai. L'unico modo per non sbagliare è di fare una scelta autentica, anche se quella scelta autentica può voler dire pagare un prezzo, pagare un costo, vuol dire, insomma, detto in altri termini, fare fatica. Spero di essermi spiegato in maniera sufficientemente chiara, spero. Adesso vorrei, cari amiche e cari amici di questa piccola radio dal cuore grande che è Radio Evolution, più piccola di questa non ce n'è, parlare della maturità affettiva, cioè la solidità affettiva. Questo è importantissimo. Quanto è importante imparare ad amare gli altri? Quanto è importante imparare ad amare gli altri in modo libero, incondizionato? Quanto è importante a tutti i livelli della vita affettiva imparare ad amare in questo modo maturo? Ora, se l'amore fosse solo un istinto, se l'amore fosse solo un sentimento, sarebbe abbastanza semplice. Seguiremmo la legge dell'istinto e eseguiremmo perfettamente, come fanno gli animali, quello che l'istinto dice loro di fare. E quando l'animale segue l'istinto fa la cosa giusta. Fa la cosa giusta che in quel momento l'animale deve fare. Ma negli esseri umani non è esattamente così, perché l'amore è una grande scuola. L'amore è un cammino. L'amore è un'esperienza. L'amore è un incontro. L'amore è una relazione. E l'amore vuol dire soprattutto fare i conti con le nostre ferite affettive, perché spesso siamo un po' malaticci, siamo palliducci, siamo gracilini dal punto di vista dell'amore. Non è che siamo così capaci, perlomeno io questo me lo riconosco, non è che poi siamo così capaci di amare. Sì, amare un ideale, una bella parola, ma poi a fatti concreti è difficile, è un impegno. Perché dobbiamo essere capaci di guarire, dobbiamo essere capaci di superare l'egocentrismo, fosse facile, il narcisismo, fosse facile. Dobbiamo superare la nostra aggressività, perché spesso noi siamo aggressivi e non ce ne rendiamo conto, e spesso le persone più aggressive sono quelle che non sembrano aggressive. A volte
Le persone più aggressive non sono quelle che lo fanno vedere, ma sono quelle che non lo fanno vedere, ma che hanno un'aggressività nascosta, un'aggressività attraverso cui ti manipolano, ti mettono i sensi di colpa, ti vogliono controllare, ti vogliono far fare le cose che vogliono che vengano fatte perché è un loro tornaconto, un loro bisogno. A volte siamo distanti, a volte siamo un sole freddo. Sì, ci siamo, siamo. Io vedo che ci sono dei genitori che sono come dei soli freddi, non sono dei soli caldi. Il sole caldo riscalda, nutre, fa crescere. Il sole freddo c'è, ma non riscalda, per cui non dà calore, per cui non dà energia, per cui non mette in moto il meccanismo della crescita altrui. Per non parlare poi di quando si è totalmente inesistenti, di quando nella relazione propriamente non si è, proprio quando, voglio dire, viene proprio a mancare il principio stesso della relazione d'amore, che è essere presenti al presente dell'altro. E questa presenza proprio di fatto non c'è, è completamente assente. Allora, possiamo dire che questo è un argomento che andrebbe sviluppato in una puntata a parte, ma se voi andate nell'archivio di Radio Evolution troverete molte puntate, troverete anche dei video, tra parentesi, sulla mia pagina di Facebook, su quella proprio di Amici del Coach Pietro di Radio Evolution, voi troverete dei video che ultimamente con una certa frequenza sono diventato più bravino, sto pubblicando, e ci sono proprio dei video che parlano ad esempio della coppia, no? E per cui del rapporto d'amore di coppia. Ecco, quando allora parliamo di maturità affettiva, dobbiamo chiederci dove ci troviamo. Se ci troviamo nella fase dell'amore captativo, l'amore in cui abbiamo un enorme, ma proprio un enorme bisogno di sentirci amati. Abbiamo un enorme bisogno che qualcuno ci faccia sentire amati. E l'amore captativo è l'amore infantile, è l'amore del bambino, della bambina, è l'amore della dipendenza, è l'amore praticamente dei primi anni di vita. E per cui in quella fase va benissimo che ci sia. Il fatto è che se non ci siamo sentiti sufficientemente amati, il rischio è di vivere una dipendenza affettiva per tutta la vita, di soffrire tantissimo quando l'altra persona non ci apprezza, quando l'altra persona non ci fa un complimento, quando l'altra persona non si prende cura di noi, quando l'altra persona è semplicemente magari presa dai suoi problemi o presa da un suo impegno o presa da una sua dinamica interna. E allora l'amore captativo è il fatto che non siamo capaci di dare gratuitamente, perché in realtà in questo tipo di amore desideriamo ricevere qualcosa, non che ricevere sia sbagliato, attenzione, perché è normale che tutti noi desideriamo ricevere delle conferme affettive, ma in questa fase dell'amore siamo famelici, per cui siamo delle persone che diventano possessive, che diventano malatamente gelose, che diventano controllanti, soffocanti, appiccicose. Non so se riesco a darvi l'idea. Ma perché? Perché come il bambino che si attacca alle gonne della mamma e non riesce a staccarsi dalle gonne della mamma perché altrimenti si sente abbandonato, si sente di perdersi, si sente di non esistere senza la presenza dell'amore materno, ma questo vale anche per l'amore del padre, dell'insegnante, della zia, della nonna e di chiunque altro, è chiaro che c'è in questa situazione un bisogno malato, dobbiamo chiamare le cose per nome, malato, e si chiama amore captativo, che poi nell'adolescenza esplode spesso all'improvviso nelle amicizie morbose, in quei legami affettivi dove poi ad esempio un ragazzo minaccia di suicidarsi se lei lo lascia, o lei che minaccia di suicidarsi se lui lo lascia, dove non si riesce cioè a rimanere in piedi, no? Sulle proprie risorse affettive perché si dipende interamente dalla presenza dell'altro. Beh, questo guardate che è un tema enorme, è di grande attualità. Quando invece incominciamo a crescere, incominciamo ad andare verso il cosiddetto amore gratuito. L'amore gratuito è quando io mi decentro, quando io non sono più il centro del mondo, quando io mi apro alla realtà dell'altro, ai suoi bisogni, alle sue aspirazioni, ai suoi desideri, quando desidero che l'altro stia bene, quando dico davvero ti amo e in quel ti amo metto proprio il ti amo, cioè amo te, amo la tua persona, amo la tua crescita, amo la tua felicità, amo la tua realizzazione. E dunque,
vengo al teatro a vedere un'opera di prosa che per me è una noia mortale perché so che questo ti rende felice e magari aprendomi a qualcosa che non sarei mai andato a vedere da sola o da solo, scopro che in quella prosa ci potrebbe essere un messaggio, una ricchezza, un'emozione, un pensiero che mi fa crescere. Chi sa amare in questo modo sa gestire la frustrazione affettiva, perché sa gestire il momento negativo della vita di coppia. Per cui una persona che riesce a gestire davvero in maniera matura il no, il momento giù, il litigio, l'incomprensione, il bisogno non soddisfatto, l'attenzione che non è stata data. Poi è chiaro che se uno l'attenzione non te la dà 365 giorni su 365 e tu sei lì che rimani come un cagnolino indiano attaccato alle gambe di questo padrone, di questa padrona, evidentemente c'è qualcosa in te che non va. Diciamolo anche questo. Però l'amore maturo ti fa superare tutte queste cose. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'amore matura siamo anche in grado di accettare che qualcuno possa provare sentimenti negativi nei miei confronti. Penso che bello. Qualcuno possa provare sentimenti negativi nei miei confronti. Ecco, vi autorizzo a provare, senti, con moderazione, con leggerezza, con delicatezza, dei sentimenti negativi, beh, voi ben, nei miei confronti, ok? Però, questo perché? Perché ho una mia solidità affettiva. Per cui il fatto che tu in questo momento tu ce l'abbia con me, che tu mi tratti, non mi fa andare in una crisi esistenziale spaventosa. Non è che la mia sensibilità non senta il dispiacere del fatto che tu non mi voglia così bene o mi dica su, è ovvio, perché se siamo esseri umani e se siamo esseri sensibili, è ovvio che si continua a soffrire, ma non è che sprofonderò in una voragine d'angoscia. Non è che questo mi farà scattare un risentimento, me la paghi, questa me la paghi, io ti odio. Un po' come fanno i bambini piccoli quando la mamma e papà li sgrida, cosa dico? Mi ricordo sempre mia figlia, mi faceva morire mia figlia quando era piccolina, la Nicole, che mi diceva, quando la sgridavo, diceva, io non ti amo più, e poi se ne andava e mi lasciava lì, era una scena fantastica, bellissima, no? Questo è proprio l'amore infantile. Ecco, se facciamo ancora oggi che siamo un po' cresciutelli questa cosa, vuol dire che questo nostro amore, che la nostra sensibilità prevale sulla solidità affettiva. Riesco a spiegarmi? Spero di sì, riuscire a spiegarmi. Per cui il bisogno di essere amati è normale. Tutti abbiamo il bisogno di essere... Viva Dio che ce l'abbiamo! Anzi, meno male che ce l'abbiamo questo bisogno, perché finché sentiamo questo desiderio di amore vuol dire che siamo sani. Il problema è quando non lo sentiamo più. Ma, attenzione, non vi è un senso unico. Vi è un senso di entrata e di uscita. Cioè si sviluppa l'amore della crescita comune, della reciprocità. L'amore cosiddetto universale, incondizionato, attraverso di te amo gli altri, attraverso mia moglie, mio marito, la mia fidanzata, il mio fidanzato, mio figlio, mia figlia, amo gli altri. Questo è bellissimo, cioè ci si apre, ma viene spontaneo, non è che qualcuno ami il fidanzato, ami i figli, ama subito gli altri, eh? Guai a te se non ami subito gli altri, se no è punizione, no, è una cosa che ti viene spontanea. Se tu ami un bambino, ami tutti i bambini. Se tu ami una donna, ami tutte le donne, nel senso che rispetti, porti rispetto per tutte le donne. Se tu ami un uomo, ami tutti, provi rispetto per tutti gli esseri uomini. Detto ciò, abbiamo un'altra realtà su cui riflettere. Vi ricordo che state ascoltando Radio Evolution, che siete alla 298esima puntata in questa domenica 7 luglio, ok? Per cui siamo qui in diretta dagli studi di Radio Evolution, da questa piccola radio del cuore grande, che ricordo trasmette 24 ore su 24 tutti i programmi sull'educazione, sull'evoluzione, sulla crescita, sulla coppia, sui single, sui bambini, sugli adolescenti, sulla sviluppo personale, eccetera, eccetera.
E vi ricordo le nuove app che sono uscite da pochissimo, che potete scaricare tranquillamente, gratuitamente, sui vostri smartphone, tablet, PC. Basta che andate su iTunes per quello che riguarda Apple, poi non so qual è quello di Android, sul insomma, canale dove si scaricano le app, mettete, scrivete Radio Evolution e vi comparirà subito il logo della radio e potrete gratuitamente scaricarla. Bene, bene, andiamo avanti perché ormai qui siamo verso la fine, sono già passati incredibilmente, non me ne sono neanche accorto, già 25 minuti che siamo insieme. C'è un altro asse molto importante che è la solidità cosiddetta spirituale. Io la chiamo la solidità spirituale, poi ognuno di noi può darci, tra virgolette, il nome che preferisce. Io la chiamo così per dire quanto sia importante questo aspetto della vita e quanto sia importante lavorare su questo aspetto della vita qua. Io credo che noi, quando ci impegniamo a lavorare su di noi, automaticamente otteniamo dei risultati positivi. Io credo che sia solo questione di impegno fondamentalmente la crescita umana e che tutti possiamo svolgere questo cammino di crescita. La solidità spirituale è quando a un certo punto abbiamo parlato della solidità dell'essere, abbiamo parlato della solidità affettiva, è quando a un certo punto si apre davanti a noi una nuova visuale, che è lo scopo della vita. Ed è quando noi maturiamo una cosiddetta consapevolezza di quali sono i valori, di quali sono gli ideali, di quali sono le mete, di quali sono le aspirazioni che noi vogliamo raggiungere. E questa, diciamo, solidità corrisponde a uno stato di coscienza profonda dove mettiamo la realizzazione dei nostri talenti, delle nostre attitudini, dei nostri interessi al primo posto. Ho detto che è importante la dimensione spirituale perché la dimensione della trascendenza, per cui di aprirsi a qualcosa che va oltre l'io e che va oltre il tu, è fondamentale per la realizzazione umana. Finché noi pensiamo soltanto a noi stessi o viviamo soltanto una relazione con un tu e non ci apriamo alla dimensione religiosa, alla dimensione artistica, alla dimensione simbolica, se volete a quella filosofica, qualsiasi forma, al contatto con la natura, col creato, con l'universo, rimaniamo sempre un pochettino limitati, perché noi siamo nati per guardare le stelle, noi siamo nati per le stelle, come ci dice Dante, noi siamo nati per mirare le stelle, e per cui siamo creati con dentro di noi, c'è cioè un'aspirazione all'infinito, a contemplare questo mistero della vita, che se da una parte è un mistero, perché lo è per davvero, ciò non significa che noi non possiamo entrare in punta di piedi, con delicatezza, con rispetto, ma anche con grande curiosità, con grande stupore, con grande intraprendenza all'interno di questo mistero della vita. Noi siamo degli esseri umani che possono realizzarsi a livello dell'io e a livello di successo relazionale e sociale in maniera strepitosa, e ciò nonostante avvertire un vuoto dentro. E questo vuoto è la mancanza di Dio, è la mancanza dell'assoluto, è la mancanza di questa dimensione. E questo è singolare perché ci fa comprendere che nella nostra società difficilmente questa dimensione viene presa in considerazione. Questa è una dimensione che non è messa nei primi posti degli obiettivi della realizzazione umana. Eppure è attraverso questa dimensione che noi ci completiamo. È attraverso questa dimensione che noi raggiungiamo una pienezza. Non di solo pane vive l'uomo, c'è scritto. Ed è vero. Noi non possiamo pensare che la materialità sia l'unica risposta o che avere successo o avere delle buone relazioni sia tutto. Non può essere così. Allora ecco che da questo punto di vista incominciamo a sentire in questa dimensione che c'è qualche cosa che ci chiama a uno scopo più grande, che c'è qualcosa che ci chiama a una vita più saggia,
una vita più profonda, una vita più contemplativa, una vita più meditativa, una vita direi anche un po' più d'artisti, perché una vita un po' più creativa che esce dai soliti schemi e che si apre alla dimensione del dare vita a qualcosa che è dentro di noi, nella nostra anima, nella nostra parte più spirituale, e che finché questa parte di noi non trova compimento sentiremo sempre come qualcosa che gratta dentro di noi, come quando magari siamo in un bellissimo paesaggio di montagna con la temperatura ideale, con una vista fantastica, ma c'è un sassolino dentro quella scarpa che rovina tutto, è un piccolo sassolino, ma se non lo togliamo non stiamo gustando appieno tutta la bellezza che c'è in quell'istante. Ecco perché dobbiamo in qualche modo dare vita a questa fedeltà, a questa parte di noi, che è la nostra parte, io la chiamo spirituale perché poi ognuno la può, come dire, definire a modo proprio, perché la spiritualità non è qualcosa che si può etichettare o che si può imprigionare, come dire, in una formula, in un ricettario, assolutamente. Ognuno ha il suo modo di vivere, ma una cosa è certa, che tu la spiritualità la vivi ad Occidente, che tu la vivi a Oriente, che tu la vivi in un cammino religioso, che tu la vivi in un cammino laico, che tu la vivi come la vuoi vivere, con la meditazione, con la preghiera, con gli esercizi yoga, in qualsiasi modo tu la voglia vivere, ti ritroverai sempre a un certo punto nella stessa identica coscienza della vita e del sé. Perché la spiritualità porta comunque da diverse strade a unire, a creare comunione, a creare una fratellanza universale, a creare qualcosa che ci unisce per davvero, che ci fa davvero sentire parte del tutto, che ci fa sentire parte di un universo, parte di una grande orchestra. E noi con il nostro strumento, che è la nostra anima, con la nostra esperienza di vita, possiamo contribuire a far sì che questa grande musica celestiale che esiste nell'universo possa risuonare per l'eternità. È un po' questo, credo, il fatto di dover progredire come esseri umani. E quando noi riusciamo a far questo, per davvero incominciamo a sentire la pace, la leggerezza e l'espansione, che sono i tre grandi sintomi che ci fanno capire che stiamo andando nella direzione giusta. Beh, cari amiche e cari amici, mi sembra davvero che questa puntata qui ci possa aver dato davvero tanti, tanti spunti. Vi ricordo che questa puntata voi la potete tranquillamente riascoltare domani, lunedì 8 luglio, alle ore 9 e alle ore 22. Per coloro che magari invece se la sono persa, la potete tranquillamente ritrovare sul nostro canale di YouTube del Centro Studi Evolution, o altrimenti la potete proprio trovare nella palinsesto di Radio Evolution, per cui del sito ufficiale della nostra radio, che è Radio Evolution. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio, credo che possiamo davvero essere soddisfatti, spero che almeno qualcosa vi abbia dato uno spunto per diventare un po' più consapevoli di quanto può essere bello fare questo cammino tutti quanti insieme. Radio Evolution, il mondo dell'educazione e della formazione online. Siamo dunque arrivati alla fine della 298esima puntata di Volersi Bene. Le tre solidità, questo è il tema che abbiamo trattato. Se naturalmente voi volete proporre dei temi, lo sapete benissimo che lo potete fare al 347 78 14 134. Per cui potete tranquillamente mandare i vostri messaggi. E cosa dirvi? Niente. Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Ringrazio Sara per la sua preziosa collaborazione in regia. E a Dio piacendo, vi do appuntamento per il prossimo sabato, che sarà il 14 di luglio, per un'altra puntata di Volersi Bene. Vi ricordo le app, vi ricordo il blog www.pietrolombardo.it, dove ultimamente ho pubblicato più di un articolo,
e naturalmente la pagina di Facebook di questa radio, che è appunto Amici del Coach Pietro di Radio Evolution. Vi ringrazio di cuore, vi auguro una buona notte se siete di sera, una buona giornata, ma soprattutto vi auguro un buon viaggio nella vita. A presto! Radio Evolution, per viaggiare insieme alla scoperta di nuovi orizzonti conoscitivi.